Ciao a tutti, da Remo e Daniele. Daniele, tieni la tua. Ok, perfetto. Io mi concentro sul volo, Vai, la situazione vai. È un pochino difficile, ragazzi, qui a Tivoli. Oggi c'è Nord-Ovest. Siamo con Daniele, che effettivamente è molto robusto, ma non grosso, diciamo. Quei 98 kg. È un peso massimo, ragazzi. Esatto. Poi ha fatto pure il pugile, per cui se sbaglio è finita per me. Una figata, ragazzi, una vera figata. Bene, questo mi conforta. Una mi conforta, vera ragazzi, figata. Perché pensavo che Daniele era un attimino così preso un po' soprassalto, invece no, va, ragazzo va. Vado, c'ha futuro. Il ragazzo va, anche se in realtà qui siamo noi che non andiamo. Siamo noi che stiamo scendendo un pochino e invece dovremmo risalire. Noi dovremmo salire, ma vediamo un po'. Provare qualcosa di più cicciotto. Stanno scendendo pure questi col monoposto. Io se con una certa quota di sicurezza me ne vado a terra, però perché sennò rischiamo di fare il patatrack. Il patatrack con Daniele non è il caso di fare il patatrack. Ok, perfetto. Allora andiamo di là. Che figata, ragazzi. Oh, mica tanto. Abbiamo perso un sacco di quote. Sì, stiamo perdendo quota. Se la termica ci aiuta. Vediamo un po' questa come va. Dovremmo salire un pochino. Dura. Riesce a salire, no. Sarà il peso, parecchio, ma sarà il peso, dai. No, non è solo il peso, è proprio il vento che è storto, vedi come è storto il vento, ma non è che dipende da te, Allora ascoltami, yes. Dammi la telecamera. Allora. No, tranquillo, ascoltami, atterriamo in questo spazietto qui perché abbiamo solo questo, ok? Il vento sotto sarà molto meno, per cui noi dobbiamo prenderci un po' di margine e atterrare in tranquillità, ok? Cioè io adesso mi allargo qui, poi entro di qua, tu l'importante è che stai davanti a me, ok? Allora l'idea di corsa c'era, ma aspetta che te lascio, non abbiamo perseguito, ok? Però è andato tutto benissimo, assolutamente. Sai perché ho pedalato qui? Perché c'erano dei momenti di discendenza importanti, non saremmo arrivati con quella quota all'atterraggio speciale. Allora questo qui, diciamo, è un atterraggio di emergenza. Allora ci siamo, girati. Allora, tanto lì, tutto a posto? Sì, tutto a posto. Tutto bene? Sì. Allora, considera una cosa, che adesso la cosa più difficile sarà tirare fuori
la veletta dai cardi ci mettiamo lungo la strada per richiudere. Che vedi, quello lì sta andando fuori e porta fuori, vedi, non perde tanto. Sul costone invece quelle nuvole ti dicono che in quota è da nord e porta di meno. Però magari più tardi, perché lo fa qui a Tivoli, dovrebbe entrare la brezza che ci consente di fare un'altra sessione, però deve essere più tempo. Allora guarda, facciamo così. Intanto togliti la sella, vieni che ti aiuto io. Vieni qui. Allora, la prima cosa che ti devi levare è sella e giacchetto. Perché se no non cominciamo a fare schifo. Bravo. Sono d'accordo. Poi dobbiamo dare sta triste notizia alla tua compagna, che secondo me sta più nel panico lei a guidare la macchina di noi è qua. Quello che sta lì è uno degli istruttori. Alessandro? Ah, se c'è il numero di Alessandro, no, lo chiamo io. A lei, sta là. C'è stavano i vari istruttori, c'era quello con... Sì, ma adesso noi siamo per radio, aspetta che... Allora lascia, chiamo io qualcuno. Decollo da remo, Giancarlo, mi copi? Avanti remo! Chi sei? Che sei in volo tu per caso? Franco, ho appena atterrato. Franco, ma sei in top o sei atterrato da qualche parte? No, sono in top. Ah, ok, perfetto. Allora ascoltami, qui la condizione si è messa molto da destra e io sono atterrato sotto lungo la strada. E se qualcuno ci può fare un recupero, se è possibile, Franco, fammelo sapere, così mi organizzo. Senti, ripeti dove stai. Tu scendi sulla strada che va verso Casape e ci trovi sulla strada proprio sulla strada, sotto il decollo, sulla strada, abbiamo atterrato sulla strada. Ok, va bene. Ok. Chiudo rapidamente e vengo su. Ciao. Venendo Giancarlo. Non ho capito, scusa. Viene Giancarlo? Affermativo, viene Giancarlo. Ok, allora digli a Giancarlo che adesso gli mando il punto esatto della posizione. Grazie. A dopo. Dimmi dove ti aiuto. No, guarda, l'unica cosa è che devo... Allora, mettiamo tutta l'attrezzatura... Qui diamo una chiusa la meno peggio e poi la riapriamo in decollo. Tu mettiti sulla strada che io adesso arrivo, capito? Così se ci vede Giancarlo. No, tranquillo, adesso arrivo.